Buonasera a tutti e grazie per essere intervenuti in questo webinar che parlerà di un progetto finanziato da Regione Lombardia sul controllo sostenibile della cimice asiatica, Leomorpha alis. Il progetto si chiama Debug. Io mi chiamo Ilaria Negri, sono la coordinatrice di questo progetto. È un progetto che terminerà con il prossimo luglio e sono qua per presentarvi i risultati che abbiamo ottenuto dalla sperimentazione. Questo progetto mira all'acquisizione di nuove conoscenze che possano essere sfruttati per controllare in modo sostenibile Leomorpha alis. Leomorpha alis è un infestante alieno, un pentatomide, una cimice, che è noto infestante di moltissime colture frutticole, orticole, ma anche la vite può subire attacchi da questo infestante. Ecco, ve lo presento, è un tipico pentatomide, emittero, pentatomide, che è arrivato in Italia, originario dell'Asia, ed è arrivato in Italia, le prime segnalazioni risalgono a circa una decina d'anni fa. È stata prima introdotta negli Stati Uniti e poi ha raggiunto l'Europa tramite ovviamente trasporto antropico e ora si sta diffondendo in tutto l'emisfero nord, ove causa fortissimi danni alle colture. Pensate che fino a 4-5 anni fa erano le segnalazioni della presenza di cimice asiatica nell'emisfero nord. Queste invece sono le segnalazioni ultime che abbiamo circa la sua diffusione. Quindi vedete, è una mappa che mostra la diffusione di questo infestante, gli ultimissimi dati, l'ho scaricata proprio pochi minuti prima di connettermi. Come vediamo, ormai si è perfettamente integrata nell'emisfero nord. Qualche segnalazione si ha anche nell'emisfero sud, ma ancora fortunatamente non sta creando danni. In Italia, se fino a diversi anni fa era segnalata in quasi tutte le regioni, ma sembrava che qualche regione fosse esente da questa infestazione, ahimè, sfortunatamente ormai è arrivata, ha colonizzato tutta la penisola italiana e soprattutto nel nord Italia abbiamo dei gravissimi danni alle colture. È una specie, infatti, dall'apparato pungente succhiante che si alimenta su frutti, foglie, semi, e sono state registrate più di 200 piante ospiti, cioè piante sulle quali la cimice può completare il proprio ciclo di sviluppo. Quindi una polifagia estrema, e questo è sicuramente uno degli aspetti più critici che comporta difficoltà nel suo controllo. I danni sono dovuti all'alimentazione, quindi dove il frutto o il seme attaccato chiaramente non si può più commercializzare, perché non solo dal punto di vista estetico subisce delle modifiche dovute agli enzimi contenuti nella saliva dell'insetto che inietta all'interno dei frutti, ma anche perché si possono avere anche delle necrosi, quindi non solo delle malformazioni, ma anche dei problemi, una degenerazione dei tessuti vegetali. Sulla vite abbiamo numerosi lavori che indicano che se anche non è, diciamo, il frutto della vite, quindi il grappolo non è uno tra
tra le piante più appetibili alla cimice asiatica, però quando in caso di forti infestazioni questo insetto crea molti danni anche al comparto vitivinicolo. Quindi in presenza di numerosi esemplari che attaccano la vite, sono stati segnalati ad esempio su Chardonnay forti infestazioni negli Stati Uniti con fino a 5 insetti per grappolo che hanno ridotto la resa in media di quasi il 40%. E anche quando gli stadi giovanili si alimentano sui grappoli d'uva, uva in maturazione, possono causare forti perdite del raccolto. Ma forse il problema principale grave infestazioni di cimice asiatica alla vite sono dovuti a problemi nel processo di vinificazione, perché ahimè le cimici, come moltissimi altri pentatomidi, se stressate, diciamo, possono rilasciare dei composti aromatici che chiaramente possono comportare degli aromi non apprezzati dal consumatore. Due sono i composti che la cimice asiatica è in grado di rilasciare in situazioni di stress: il tridecano, il trans-2-decenale. In particolare, quest'ultimo è responsabile di un aroma di coriandolo, insomma, molto sgradevole, che può essere percepito anche a concentrazioni molto basse. Chiaramente qua si parla ad esempio di vini pregiati che ovviamente vengono rifiutati e percepiti come sgradevoli dai consumatori. Per cui si è stabilito che come soglia di controllo per questo insetto nella vite che 3 cimici per cluster è già, diciamo, una presenza sufficiente per comportare appunto un sapore sgradevole, un retrogusto sgradevole al vino. Velocemente la biologia, prima di addentrarci insomma negli aspetti salienti di questo progetto, la biologia della cimice asiatica è un emittero, quindi fa metamorfosi incompleta, quindi la femmina depone delle uova in gruppi, si parla di ovature, gruppi di 20, 25, 27 unità, dalle uova si sviluppano degli stadi giovanili, delle neanidi, che sono molto piccole, se ne stanno inizialmente a contatto con l'ovatura stessa e poi mutano. Abbiamo 5 stadi, quindi dopo la neanide di prima età, la neanide di seconda, la neanide di terza età, fino ad arrivare a una ninfa, quindi un quarto stadio giovanile dove si intravedono gli abbozzi alari, e una ninfa di seconda età, quindi il quinto stadio giovanile, che è lo stadio appena prima dello stadio adulto. Com'è l'ecologia e la biologia di questa specie? Durante l'inverno trascorre l'inverno come stadio adulto in edifici, ripari naturali, quindi nelle case dove ci sono grosse infestazioni è anche un problema per i residenti. Abbiamo fatto queste foto a casa di un collega che purtroppo, ahimè, subisce infestazioni in casa di questa cimice. Primavera, questi adulti che sono riusciti a sopravvivere l'inverno fuoriescono e cercano di accoppiarsi. Le prime uova vengono deposte dalle femmine all'incirca nel mese di maggio, chiaramente dipende dalle temperature, dalle condizioni climatiche
dalla disponibilità di cibo e i primi adulti quindi si avranno nel mese di giugno, a fine giugno. Questa prima generazione darà poi luogo a una seconda generazione i cui adulti andranno poi a svernare, recupereranno le risorse. Infatti, i mesi, diciamo, più critici per la presenza di cimici sono sicuramente i mesi fine estate, inizio autunno, perché appunto le cimici devono, gli adulti devono recuperare il più possibile risorse per poter poi entrare in diapausa e svernare. Per monitorare questa cimice sono state sviluppate delle trappole che vengono innescate con un feromone di aggregazione, quindi questo feromone attira gli esemplari, viene emesso solo dai maschi, naturalmente, chiaramente il feromone sintetico attira comunque gli esemplari, sia adulti sia stadi giovanili, e li attira in un intorno di qualche metro. Quindi diciamo una delle difficoltà che chi ha sviluppato le trappole incontrato è la difficoltà nel catturare le cimici, in quanto il raggio d'azione del feromone non è puntiforme, ma in un, ripeto, in un raggio di qualche di un metro, poco più, per cui gli esemplari spesso non entrano nelle trappole, non si appiccicano ai fogli collanti, pannelli collanti, ma se ne stanno nei dintorni. D'inverno, scusate, in autunno, il feromone di aggregazione serve per attrarre gli esemplari nei siti di svernamento, mentre in primavera, estate, durante la stagione riproduttiva, il feromone di aggregazione serve per fondamentalmente attirare le femmine, i maschi, in quelli che saranno poi i siti di accoppiamento e di oviposizione. Attualmente i metodi di lotta e contenimento si basano quasi esclusivamente sul posizionamento di reti antigrandine e reti antinsetto, che sono molto costose, quindi vengono fatte solo per colture di un certo pregio. Ma sicuramente il trattamento con gli insetticidi è diciamo la prima scelta. Si stanno testando, come sappiamo, anche metodi di biocontrollo con il lancio di parassitoidi alieni. I risultati di questi lanci fatti l'anno scorso e anche quest'anno sembrano dare risultati abbastanza positivi, anche se non, il problema non è stato risolto. E poi ci sono altre strategie come la trap and kill o il trattamento delle ovature, ma quello che, come dico sempre ai miei studenti, è che la lotta nei confronti di questa specie non è stata ancora risolutiva, perché ancora mancano delle conoscenze sulla sua ecologia, sul suo comportamento, sulla sua biologia, perché una lotta veramente efficace non può prescindere da una conoscenza approfondita dei tratti della specie, di come questa specie si è adattata anche nel nuovo ambiente in cui si è insediata, una specie aliena che viene da lontano, quindi si trova a colonizzare un nuovo habitat in nuove situazioni, e quindi è fondamentale cercare di conoscere il più possibile i suoi tratti comportamentali. E questo è l'obiettivo principale del progetto Debug: acquisizione di nuove conoscenze utili al controllo di questo infestante. E questo progetto si è sviluppato
su diversi fronti. Abbiamo condotto uno studio specifico in campo in agroecosistemi viticoli di Regione Lombardia per studiare la dinamica spazio-temporale della cimice asiatica all'interno di questi agroecosistemi. Abbiamo cercato di fare degli studi di base per promuovere poi dei microorganismi patogeni, isolare dei microorganismi patogeni che potessero essere utili per il biocontrollo e poi abbiamo cercato di capire se la cimice asiatica può essere anche un vettore di patogeni, lei stessa durante l'alimentazione, se può acquisire e reinoculare patogeni alla vite. Voglio partire subito con il primo aspetto che abbiamo affrontato in questo progetto, che è cercare di capire quali sono i micro habitat che la cimice preferisce o per contro quali sono i micro habitat che la cimice, da cui la cimice si allontana, che sono in qualche modo repellenti, no? Per la cimice asiatica. E abbiamo quindi fatto tutta una serie di esperimenti in laboratorio con una camera climatica impostata a diverse condizioni di temperatura e umidità per capire qual era, in quali condizioni la cimice asiatica subiva maggiore stress. Abbiamo pubblicato quindi questi dati su un articolo su una rivista scientifica internazionale, Insects, e abbiamo dimostrato che questo insetto è molto sensibile alla disidratazione e quindi ha una necessità di idratarsi, quindi di assumere sostanza liquida non solo attraverso l'alimentazione, quindi frutti succosi, ma anche proprio ha bisogno di abbeverarsi, di avere delle riserve d'acqua, questo soprattutto quando la dieta è povera d'acqua. Pensiamo a cimici che attaccano, ad esempio il noccioleto, attaccano fondamentalmente le nocciole, i semi, e quindi hanno in quel contesto bisogno anche di assumere acqua da fonti liquide. Appena usciti dallo svernamento, la prima necessità fisiologica di questo insetto è proprio quella di andare a bere. Un altro aspetto che abbiamo verificato a livello della coltura i microclimi più freschi, umidi e le zone più ombreggiate sono quelle che attirano di più la cimice asiatica, mentre le aree della coltura più calde, più secche, determinano stress idrico, per cui si può agire su pratiche agronomiche come la potatura, l'irrigazione, per evitare che la coltura sia più, tra virgolette, attrattiva per la cimice. Un secondo aspetto che abbiamo studiato, come vi dicevo prima, è la distribuzione spazio-temporale della cimice asiatica in agroecosistemi vitivinicoli di Regione Lombardia. Abbiamo scelto tre tipi di agroecosistemi diversi nelle province di Pavia, Sondrio e Mantova, quindi la bassa pianura e ovviamente Sondrio è una valle montana, una stretta valle montana, quindi sicuramente situazioni altitudinali diverse, climatiche diverse e
peculiari caratteristiche. Abbiamo per ogni agroecosistema, in particolare due a Pavia, uno a Mantova, uno a Sondrio, ma a Sondrio abbiamo replicato lo studio anche l'anno successivo, quindi per 2 anni di seguito. Per ogni agroecosistema abbiamo insediato una rete di trappole innescate con feromone di aggregazione che sono state posizionate perimetralmente al vigneto, in rosso, qua vedete un esempio, più tutta una serie di trappole che sono state invece posizionate in prossimità di cosiddetti punti di controllo critico, i CCP, è un termine veicolato dall'HACCP, dalle industrie alimentari, cioè punti in cui la cimice potrebbe insediarsi perché sussistono delle condizioni particolari. Possono essere la presenza di piante selvatiche o coltivate che sono particolarmente appetibili, preferite dalla cimice asiatica, l'ailanto, acero, noce, soia, nocciolo, ormai la bibliografia è ricca in questi termini, oppure presenza di aree rifugio, aree riproduttive, punti di discontinuità, aree più fresche e umide, quindi in quei punti sono state posizionate delle trappole. Abbiamo poi fatto un monitoraggio quindicinale su queste trappole a partire dal mese di aprile fino alla vendemmia, quindi agosto-settembre, e per ogni dato, per ogni mese è stato, scusate, per ogni sessioni di campionamento sono state costruite delle contour maps, come qui vediamo un esempio, per evidenziare visivamente su mappa gli hotspot di infestazione, cioè con colori dove si aveva maggior presenza di cimici e come questi hotspot di infestazione variavano nella stagione. Ecco, questo è un esempio di una delle mappe. Abbiamo fatto in serie la visualizzazione in serie dei dati e quindi abbiamo potuto evidenziare all'interno degli agroecosistemi studiati, questo è un altro tipo di visualizzazione, high point, dove appunto viene meglio visualizzato il baricentro del infestativo, il focolaio infestativo, abbiamo quindi dimostrato che sicuramente all'interno di un agroecosistema, di questi agroecosistemi oggetto di indagine, la presenza degli edifici come rifugio invernale sono stati determinanti per lo sviluppo delle infestazioni primaverili. Quindi in questi contesti si sa che ad esempio qua dove ci sono questi edifici, queste case, da qui parte l'infestazione. Durante tutta la stagione riproduttiva, indipendentemente dal mese di campionamento, la presenza di ailanto nell'agroecosistema è stato determinante anche per attrarre gli esemplari. Quindi l'ailanto, che è una pianta aliena, è particolarmente appetita e attrattiva per la cimice in questo contesto. Abbiamo poi verificato che nel tempo la numerosità degli individui, quindi da mese per mese, cambia in modo significativo. Ovviamente sappiamo che c'è un ciclo biologico della specie, ve ne ho parlato prima, quando escono gli individui dallo svernamento, quando iniziano a riprodursi, poi ovviamente questa generazione svernante va lentamente a morire, quindi avremo una diminuzione del numero di presenze degli adulti, fino ad avere un ulteriore picco quando la prima generazione filiale diventerà adulta e così via. Quindi con queste mappe si riescono a visualizzare bene anche il ciclo biologico della specie e è stato anche interessante vedere l'effetto dei trattamenti che sono stati fatti in vigneto. Ad esempio il trattamento che è stato fatto a luglio ha dato
buoni risultati, abbattuto nei casi studiati in modo significativo la numerosità della popolazione. In alcuni casi c'è stato uno slittamento della popolazione ai bordi del vigneto, quindi da altre parti la popolazione si è spostata e poi, ahimè, si è riportata sulla coltura. Per quanto riguarda i fitoplasmi, noi sappiamo che ci sono queste fitoplasmosi molto pericolose per la vite, sono ad esempio la flavescenza dorato, il legno nero, che sono indotte da fitoplasmi inoculati nella vite da insetti vettori. Ad esempio la flavescenza dorata è acquisita e inoculata, quindi si diffonde in vigneto per la presenza di un cicadellide, un emettero, che è lo Scaphoideus titanus. Una delle maggiori preoccupazioni, vista l'elevata polifagia della cimice asiatica, era che anche questa specie potesse essere un vettore di fitoplasmi, perché ahimè c'è una pianta ornamentale che è la Paulownia tomentosa, che può infettarsi con un fitoplasma, e la cimice asiatica può essere vettore di questo fitoplasma. Allora, cosa abbiamo fatto in questo progetto Debug? Abbiamo fatto anche delle prove di acquisizione e reinoculo di fitoplasmi, non certamente della vite, perché sapete, quando la flavescenza dorata colpisce la vite, i sintomi possono presentarsi anche dopo tempo, insomma, non è certamente un modello facilmente gestibile in laboratorio. Abbiamo utilizzato la fava infetta da fitoplasmi, e sulla fava abbiamo fatto delle prove di acquisizione e reinoculo da parte di cimice asiatica, e abbiamo dimostrato che in questo contesto, in questo modello sperimentale, la cimice non acquisisce, quindi tantomeno reinocula, il fitoplasma della flavescenza dorata in fava. Ultimo aspetto del progetto è lo studio di microrganismi che possono essere utilizzati poi per la lotta biologica. Abbiamo studiato sia il viroma che il microbioma di popolazioni di cimice asiatica viventi in Lombardia, perché ovviamente anche gli insetti si ammalano, non sempre i sintomi sono visibili, no? Noi possiamo campionare una cimice e questa cimice essere o completamente sterile o essere moribonda. Noi ovviamente non abbiamo indicazioni immediate sul suo stato di salute, se non chiaramente ci sono dei segni particolari, e abbiamo quindi effettuato un campionamento massivo di cimici in diverse province della Lombardia, Sondrio, Como, siamo stati in provincia di Bergamo, in provincia di Mantova, in provincia di Pavia, quindi in provincia di Cremona, quindi abbiamo selezionato tutta una serie di stazioni di campionamento da cui abbiamo prelevato numerose cimici. Abbiamo estratto l'RNA da queste popolazioni di cimici e abbiamo evidenziato la presenza di ceppi virali. Speriamo di pubblicare presto questo lavoro in popolazioni diverse, ceppi virali che possono, noti per essere virus utili per il biocontrollo, e che possono essere quindi isolati e utilizzati per la lotta biologica.
Per quanto riguarda il microbioma, e questo è l'ultimo aspetto di cui voglio parlare, abbiamo dalle stesse popolazioni anche estratto il DNA per studiare il microbioma, quindi batteri che hanno colonizzato tutte le popolazioni di cimice asiatica. Abbiamo sicuramente evidenziato il simbionte primario, la Pantoea carbechi, un simbionte fondamentale per la sopravvivenza della cimice, senza il quale la cimice non riesce a svilupparsi. E nelle diverse popolazioni di cimice, oltre alla Pantoea carbechi, abbiamo evidenziato la presenza di un gran numero di batteri appartenenti a fila diversi, non solo fila, ma anche ordini diversi, famiglie diversi. Vi faccio soltanto piccolo cenno a questa ricerca, che speriamo anche questa di pubblicare presto. Abbiamo evidenziato in qualche esemplare una cosa straordinaria, cioè un endosimbionte facoltativo che non è mai stato identificato nella cimice asiatica, un endosimbionte facoltativo che ha trasmissione verticale, quindi dalla madre ai figli, e che in letteratura è utilizzato per il controllo di specie di insetti. Ecco, in letteratura è utilizzato per il controllo di specie che portano zoonosi, quindi e malattie che colpiscono l'uomo, però in questo caso si potrebbe, insomma, ci sono si potrebbero aprire delle ricerche in questo senso anche per il controllo della cimice asiatica. Parallelamente è stato anche evidenziato in alcuni esemplari, non moltissimi, però anche questo è un ottimo risultato, un simbionte che può essere isolato e utilizzato per una lotta specie specifica, perché il problema, chiaramente, ad esempio, degli insetticidi ad ampio spettro, lo sappiamo tutti, è quello che chiaramente sono dannosi anche per animali non target, insetti utili, impollinatori, eccetera, ma quando andiamo a lavorare col biocontrollo, considerando patogeni, specie specifici, ecco, in questo caso invece gli insetti, gli animali non target sono salvi, non vengono colpiti. Ecco, io vi ringrazio moltissimo, vi lascio il mio indirizzo di posta elettronica, ilaria.negri@unicat.it, se avete delle domande da fare, sarò felice di rispondervi. Ringrazio anche tutti i miei collaboratori del nostro laboratorio di entomologia che mi hanno aiutato in questo lavoro. Buona serata.